Salve, oggi parliamo dei sali acidi. I sali acidi sono dei sali in cui vi è un residuo, un atomo di idrogeno ancora legato all'ossiacido o all'acido stesso. Come abbiamo detto nelle precedenti lezioni, noi abbiamo sempre considerato da parte degli acidi una totale dissociazione, cioè tutti gli idrogeni presenti nella molecola venivano liberati in soluzione. In questo caso invece non tutti gli idrogeni vengono liberati, quindi non tutta la molecola si dissocia completamente. Quindi rimarrà un residuo acido al quale poi dovremo legare un metallo. Prendiamo l'esempio del carbonato monoacido di sodio. Quindi deriva da che cosa? Dalla sostituzione del sodio agli idrogeni dell'acido carbonico. L'acido carbonico H2CO3 può avere due gradi di dissociazione, cioè può perdere prima un protone e poi successivamente il secondo, ma noi ci fermiamo soltanto alla prima dissociazione. In questo caso noi cosa consideriamo? Consideriamo questo diciamo ione chiamato carbonato acido e andiamo a individuare le cariche negative che sono rimaste. Per cui se viene legato a, per esempio, al sodio che è monovalente, quindi scriveremo la parentesi all'inizio perché, ripeto, è utile per memorizzare, quindi cariche bilanciate e quindi il composto che si formerà sarà NaHCO3, carbonato acido di sodio o detto anche bicarbonato di sodio. Ora prendiamo in considerazione un metallo bivalente, il magnesio, Mg++. Quindi come opereremo in questo caso? Quindi il magnesio bivalente HCO3 meno, anche qui per la regola dell'incrocio andremo a mettere un 2 ed 1 e quindi otterremo MgHCO3 preso due volte. Quindi in questo caso abbiamo formato il carbonato monoacido di magnesio. Se prendiamo in considerazione il ferro con valenza 3, anche in questo caso, considerando regola dell'incrocio, otterremo FeHCO3 preso 3 volte. Quindi in questo caso, poiché il ferro presenta stati di ossidazione diversi, cioè più 2 più 3, andremo a nominare in questo caso con la seguente edizione, quindi verrà carbonato monoacido ferrico. Monoacido ferrico, perché lo stato di ossidazione del ferro è più 3. Ora consideriamo un acido anch'esso poliprotico che presenta però 3 idrogeni. L'abbiamo già visto anche nella precedente lezione, che è l'acido ortofosforico. In questo caso noi consideriamo soltanto due gradi di dissociazione, cioè il primo H+ più H2 più O4 meno, quindi ha perso un solo idrogeno, due rimangono legati. Ora vediamo cosa succede se andiamo a legare sempre un metallo mono, bi e trivalente. Nel caso del sodio, quindi sodio che è monovalente, quindi sodio monovalente, il gruppo acido monovalente, le cariche si annullano, quindi avremo il NaH2 più
Pio 4, e sarà l'orto fosfato biacido di sodio. Biacido perché abbiamo la presenza di due idrogeni. Ora vediamo cosa accade a questo ione ortofosfato che presenta ancora due idrogeni, quindi abbiamo una successiva dissociazione e otterremo l'H+O4-. Anche in questo caso cosa accade se andiamo a sostituirlo con un metallo monovalente? Prendiamo sempre il sodio. E quindi otterremo Na più H+O4-. Regola dell'incrocio 2, 1. Quindi cosa otterremo? Otterremo l'ortofosfato o fosfato monoacido di sodio. Ora la molecola leghiamo un metallo bivalente come può essere per esempio il calcio. Quindi il calcio che è bivalente andandosi a legare otterremo Ca HPO4 2 meno più 2, regola dell'incrocio, otterremo il seguente composto, l'orto fosfato mono acido di calcio. Ora vediamo cosa accade se invece andiamo a sostituire i due idrogeni con un ferro trivalente. In questo caso avremo FeHPO4-, più 3, quindi regola dell'incrocio, quindi cosa otterremo? Fe2HPO4 preso 3 volte, quindi il composto si chiamerà orto fosfato monoacido, chiaramente ferrico, perché abbiamo preso il ferro come stato di ossidazione più 3. Se avessimo preso il ferro stato di ossidazione più 2, sarebbe uscito ortofosfato monoacido ferroso, ma chiaramente la formula non sarebbe stata la seguente. Quindi quando noi operiamo nella nomenclatura nei sali acidi, dobbiamo tenere presente quindi che l'acido non si è totalmente dissociato e che quindi uno o più idrogeni sono rimasti legati alla molecola e lo ione poliatomico negativo presenterà carica negativa pari al numero di idrogeni che sono stati persi. Questi esempi possono essere tranquillamente estesi a tutti quanti gli ossiacidi, ma anche diciamo agli acidi che abbiamo visto come l'acido solfidrico, per esempio H2S. Ripeto, si verifica quando un acido presenta due quindi o più idrogeni e quando quest'acido risulta essere debole, cioè quando non si dissocia totalmente. Spero che la lezione vi sia piaciuta e iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.